Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi parleremo di un nuovo filato che si presenta vaporoso, leggerissimo e super morbido. Stiamo parlando dell'Armsoft, che va ad aggiungersi alla famiglia dell'Armstrong. Anche questo filato quindi presenta una lavorazione particolare che lo rende davvero vaporoso. Si distingue però per gli spicchi di colore, per i colori più vivaci e le sfumature. Andiamo a scoprirlo insieme. Eccolo qui il nostro Armsoft, un gomitolo di filato top baby alpaca che, come vedete, è realizzato con una particolare tecnica ad aria per renderlo davvero vaporoso, leggero, caldo e anche morbidissimo. È composto al 65% da baby alpaca, al 7% da merinos e al 28% da poliammide, per una lunghezza di 150 metri all'incirca ed un peso di 50 grammi. Per questo filato consigliamo i ferri dal 6 all'8 e gli uncinetti dal 5 al 6. Per il lavaggio di un prodotto così pregiato consigliamo il lavaggio a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di solventi, è possibile utilizzare tutti quelli per capi delicati e in lana, eccezione fatta per il tetracloretilene. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, consigliamo di procedere soltanto dopo aver eliminato l'acqua in eccesso dalle fibre e che avvenga su un ripiano orizzontale. È sconsigliato invece l'utilizzo dell'asciugatrice e del ferro da stiro. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione anemone. Qui si mescolano le varie tonalità del lilla e del viola. Nella colorazione libellula invece vediamo mescolarsi il colore prugna al senape. Colibri, qui il blu intenso si mescola al colore prugna. Passiamo ora alla tonalità più scura della linea, che è il colore mangusta. Qui il nero si mescola a dei punti di colore del grigio. Un tocco di luce è dato invece dal colore pavone. Qui si mescola il verde acqua al turchese. Sulla scia dei colori luminosi scopriamo il colore foxy. Qui si mescola il giallo ocra al color coccio. La colorazione più chiara di tutta la gamma è quella fenicottero. Qui si mescolano i colori del grigio, del perla e del rosa cipria. Ed infine la colorazione istrice. Qui si mescolano i colori del grigio perla e dell'antracite. Grazie a questi colori possiamo proprio notare nel dettaglio la particolare lavorazione di questo filato, su cui vengono adagiati dei piccoli pallini colorati che creano un motivo davvero originale e inconfondibile. Come abbiamo appena visto, un vero gioiellino che entra a far parte della casa Tessiland. La particolarità di questo prodotto risiede proprio nella lavorazione soffiata, ovvero una tecnica ad aria che permette alle fibre del filato di espandersi, quindi un filato voluminoso ma che rimane davvero leggerissimo. Questo lo noterete in particolare quando andrete a creare dei capi d'abbigliamento che rimarranno davvero soffici e morbidi, delicati sulla vostra pelle, ma allo stesso tempo voluminosi e davvero caldi. Inoltre potrà essere utilizzato anche per accessori come caldi cappellini o sciarpe, ma anche scialli. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!